fu nella sede operativa della Fondazione RAS Vesuvian Institutes. Qui questa mattina l'Associazione Scuola Lavoro Turismo, presieduta da Pasquale Bruno, presenta i nuovi corsi di formazione professionale per attivare degli sbocchi lavorativi per i giovani del nostro territorio. Adesso ascoltiamo dalla voce dei protagonisti i contenuti e le finalità di questo evento. Pasquale Bruno è il presidente dell'Associazione Scuola Lavoro Turismo per un orientamento in questo settore nevralgico dedicato ai giovani. Allora Pasquale, la mission particolare di questa associazione che tu presiedi? Sì, noi facciamo da tramite tra scuole e aziende. In realtà conosciamo i giovani nelle università, nei corsi post diploma, a scuola, negli istituti professionali alberghieri dell'area turistica sorrentina vesuviana e poi li avviamo al lavoro in ambito turistico attraverso stage retribuiti e non retribuiti, attraverso lavoro occasionale, extra, straordinari, negli alberghi e nei tour operator della zona. È un lavoro che stiamo facendo da anni e che ci sta dando dei risultati. Si può dire che circa 100 giovani ogni anno in quest'area turistica sorrentino vesuviana hanno la possibilità di lavorare attraverso scuola lavoro turismo. Pasquale, questa mattina presentate dei corsi nuovi che sicuramente indurranno dei benefici sotto il profilo occupazionale per i giovani, ce ne vuoi parlare? Sì, noi abbiamo ormai una linea di corsi di formazione che sono praticamente gratuiti, i prezzi sono davvero veramente molto disponibili per tutte le tasche, dai 50 agli 80 il prezzo più alto del corso è 100 euro. Sono corsi sul turismo dei grandi eventi, quello di wedding e party planner, il personal shopper, ma ne avvieremo degli altri. Sono dei corsi brevi che prevedono però almeno 3 o 5 lezioni teoriche, 2 esercitazioni progetto e 2 visite guidate. Quindi in questi corsi brevi diamo la possibilità ai giovani di conoscere e approfondire le tematiche del lavoro in ambito turistico e anche le nuove professioni. Insomma, oggi il wedding party planner, che è il corso di maggior successo che abbiamo avviato da alcuni mesi, è una delle professioni turistiche, diciamo, che va per la maggiore, così come il turismo dei grandi eventi, l'accompagnatore, che è il personal shopper. Quindi diciamo, invitiamo tutti i ragazzi a iscriversi a questi corsi perché, ripeto, il prezzo è praticamente di gratuito. Pasquale, un'ultima cosa, li invitiamo attraverso questo cult dell'era informatica, Facebook. Qual è l'indirizzo dove si collegano e hanno tutte le informazioni? Sì, possono collegarsi a Scuola Lavoro Turismo, abbiamo una postazione, ogni giorno facciamo da questa bacheca richieste di lavoro, diamo la possibilità ai giovani di partecipare a tutte le iniziative, li convochiamo per i colloqui di selezione lavorativa, quindi oggi alla manifestazione i ragazzi sono venuti attraverso Facebook, quindi li invitiamo ad essere in contatto costante con noi per tutte le nostre iniziative. La professoressa Maria De Manes è direttore e docente dei corsi sul turismo indetti dall'Associazione Scuola Lavoro Turismo, Wedding Planner, Personal Shopper, Turismo dei Grandi Eventi. Questa mattina abbiamo parlato di queste tipologie così particolari, ma voi come intendete orientare i giovani attraverso questi corsi? Praticamente noi organizziamo questi corsi, come ha detto anche il dottor Bruno, molto economici perché sono assolutamente promozionali per testare proprio l'interesse a questo tipo di professione, il wedding planner che noi consideriamo e trattiamo come un grande professionista nel settore degli eventi, che è capace anche di cambiare la destinazione di un luogo turistico ospitando per esempio un grande matrimonio di VIP o di famosi o di personaggi di Stato, eccetera. Quindi un'altissima professionalità e non soltanto l'organizzazione del catering o di semplici servizi. Il personal shopper è una figura di accompagnatore turistico di PR molto qualificata perché deve conoscere più lingue esotiche, asiatiche oppure di altro genere, comunque sicuramente non solo lingue europee, per accompagnare nuovi turisti ricchi della nuova generazione a visitare i nostri luoghi e ad acquistare beni di lusso come, non so, gioielli, opere d'arte presenti sul nostro territorio. Non esiste nulla di simile presso di noi, quindi è importante creare anche questo tipo di professione. Quindi invitiamo i giovani magari ad iscriversi oppure a chiedere informazioni, ma anche quelli che vogliono riconvertirsi o cambiare un'attività o arricchire il proprio bagaglio professionale, diversificare. Vi aspettiamo. Il professore Bruno Pinti è il presidente della Città del Sapere e coordinatore del Polo Didattico Campano dell'Università Unitelma Sapienza di Roma. Professore, perché è importante la scelta del tipo universitario orientato al settore turistico e quali sinergie ha attuato la vostra università per attuare un gemellaggio con l'Associazione Scuola Lavoro Turismo?
L'importanza di questo corso di laurea della Facoltà di Turismo viene dal fatto che siamo in una zona a vocazione turistica. Noi abbiamo concordato e lo stiamo facendo con alcuni sindaci di questa area interessata la possibilità di instaurare in quest'area un polo universitario che si dedicasse a questa facoltà, gestione delle imprese turistiche con indirizzo turistico. Nasce anche dal fatto questa nostra volontà perché abbiamo notato che molte imprese, molte aziende che operano in questo settore hanno bisogno di manodopera specializzata. Di solito nelle altre università si fa questo percorso, ma non hanno possibilità i ragazzi di organizzare in quanto non hanno passaggi diretti con le imprese per essere valutati praticamente come ragazzi che vengono chiamati per degli stage. Noi abbiamo contratto alcune organizzazioni che ci permettono di ospitare i ragazzi e i ragazzi che vengono da noi a questo corso possono essere ospitati in queste aziende. Un'azienda molto importante che ha capito subito questa iniziativa sono le imprese Lauro, dove Salvatore Lauro è il presidente di Arcipelago Campano, che in collaborazione con Città del Sapere porta avanti questo discorso, io dico apertura palestre per i giovani che seguiranno questo percorso di laurea. In quanto all'organizzazione, al gemellaggio con Scuola Lavoro Turismo, noi abbiamo delle valutazioni positive di questo ente che opera da diversi anni in questo settore, dando garanzie di esperienza professionale, ma soprattutto di organizzare le cose per i ragazzi come le sta portando avanti. Noi da questi corsi che Scuola Turismo intenderà portare questi ragazzi da noi poi all'università, abbiamo anche la possibilità di far riconoscere dei crediti che vengono valutati in base al corso che loro hanno svolto.